Bene, amici di Blog, come potete vedere quest'oggi siamo in compagnia del nostro albero di Natale e siamo qui perché vogliamo tirare le somme, diciamo, di quest'anno, del 2013, che abbiamo trascorso insieme con le nostre recensioni, con tutti i nostri articoli, ed era un modo anche per augurarvi buon Natale e buone feste. Volevamo fare un resoconto, come dire, facendo una sorta di classifica, pagella, chiamatela come volete, riguardo l'impegno delle case produttrici di smartphone e tablet del sistema operativo di Google, di Android, per vedere un po', diciamo, i buoni e i cattivi fondamentalmente di questa stagione. Direi allora di partire subito. Andando a parlare di alcuni marchi che non sono dei marchi, diciamo, veri e propri che fanno magari smartphone Android da tempo o che comunque sono più utilizzati nella parte tablet storicamente per quanto riguarda il sistema operativo di Google. Parlo di Arcos, che è un'azienda la quale, perlomeno dal punto di vista tablet, produce sempre ottimi telefoni, pensa tutta quanta alla serie Titanium, sia da 7, da 8 che da 10 pollici, che alla Xenon, più la nuova che uscirà nel 2014, e tutta la serie anche degli smartphone nuovi Platinum che avremo modo di vedere magari in recensione a breve o comunque nel nuovo anno, ma che produce questa azienda sempre dispositivi che mi convincono e soprattutto ci piacciono particolarmente, e devo dire che sono anche poi di costo alla fine contenuto, ma forniscono delle ottime, ottime prestazioni. Un'altra casa che secondo me anch'essa è ottima dal punto di vista, soprattutto per quanto riguarda i tablet Android, visto che si specializza fondamentalmente su quella, è l'Asus. L'Asus con la sua serie MemoPad ha cacciato quest'anno dei dispositivi davvero interessanti, sia con la serie MemoPad che con la serie ThonePad, visto che ora è uscito anche il nuovo, e sono dispositivi che hanno delle ottime prestazioni. Il MemoPad, sia il 7, l'8 e il 10, hanno degli schermi fantastici, specialmente l'ultimo che abbiamo appena testato, in Full HD a 10 pollici, e hanno delle ottime prestazioni prezzi davvero contenuti. Il ThonePad è un incrocio tra, diciamo, un tablet e un telefono, un 7 pollici, comunque ci permette di navigare su internet, tramite la SIM, anche di chiamare, a un costo davvero contenuto, e poi è partita anche, diciamo, la sfida al Note 3, con un costo davvero contenuto per il nuovo dispositivo di Asus da 6 pollici, e che spero di avere a breve per recensire e quindi poi per anche darvi conto di questo dispositivo. Queste due case, secondo me, perlomeno per la parte tablet, si attestano ad un ottimo voto per il lavoro svolto nel 2013. Arcos gli darei un bell'otto, e a Asus per enormi sforzi fatti anche a livello applicativo per tutte le funzionalità aggiunte sui suoi tablet, darei un bel 9. Detto questo, passiamo ora invece più alla parte smartphone, o perlomeno in quelle case che si occupano sia di smartphone che di tablet. Un piccolo appunto, un augurio a Motorola, che è tornata in quest'anno. Il Moto G è uscito qualche giorno fa in Italia ufficialmente, quindi un augurio che questa casa possa portare anche smartphone top di gamma come il Moto X, che non è uscito in Italia, anche nel nostro paese. Detto questo, partirei dal basso della classifica. Partirei quindi a questo punto parlando di due case. Una è, do un voto comunque di buon livello, ma non eccesso, direi un 6,5-7, sia ad Acer che ad NGM, per motivi differenti. Per quanto riguarda l'Acer,
Sinceramente ho provato qualche loro telefono, mi ricordo le due, quel simili, le due, ho provato l'S1, altro buonissimo telefono, ma specie le due non mi ha convinto particolarmente dal punto di vista della qualità, sia estetica che proprio di funzionamento. Il telefono andava bene, ma a volte aveva alcuni problemi, e mi sembra un telefono da una estetica e da uno schermo non proprio di ultimissima generazione. Sicuramente era un telefono di fascia medio bassa, ma non mi ha convinto particolarmente. Per quanto riguarda invece il Liquid S1, sinceramente l'ho provato anche in confronto con il Note 3 Realty Phablet. Sicuramente è un buon dispositivo, ma mi sarei aspettavo qualcosa di più da Acer, un dispositivo che funziona bene, che va bene, ma non è un vero e proprio Faber. Secondo me si va un po' oltre, specie per la grandezza del dispositivo, proprio il display. Ecco, secondo me, dal punto di vista del Faber, il Note 3 è il massimo. Non andrei oltre quelle dimensioni. L'S1 le supera e secondo me non è proprio così, diciamo, comodo. Stessa cosa vale naturalmente per altri dispositivi che hanno quelle dimensioni. L'S2 ho avuto modo di provarlo solo all'IFA di Berlino, quindi in anteprima, presso proprio l'azienda Acer, lo stand Acer che c'era lì, non proprio, diciamo, quindi solo in preview, non proprio in recensione, quindi sinceramente non so, non mi voglio sbilanciare molto, ma l'S2 devo dire che sembrava un buon dispositivo, ancora meglio dell'S1, perlomeno a primo acchito. Quindi, per quanto riguarda invece i tablet di Acer, ho provato il B1, la 1, diciamo che sono dei buoni tablet di livello medio-basso, specie la 1 è un tablet che ci consente anche qualcosina in più a livello di prestazioni, ma manca davvero un dispositivo, secondo me, che possa trasportare questa casa. Per quanto riguarda invece l'NGM, siamo sullo stesso voto, 6,7 m, perché ha fatto degli ottimi sforzi dal punto di vista della costruzione dei dispositivi, per esempio penso al Forward Prime, al Forward Infinity, che sono ottimi dispositivi che secondo me hanno alzato un po' l'asticella della qualità dal punto di vista di N per quanto riguarda NGM. Però ritengo sia telefoni ancora un pochino acerbi. Serve ancora quel salto di qualità sia costruttivo che a livello software. Ho ricevuto purtroppo alcune lamentele da qualche utente ed è strano che mi siano arrivate da due tre utenti differenti proprio su due dispositivi di NGM. Quindi una cura, un'attenzione un po' più particolare lo consiglio ai clienti, specie nel produrre dispositivi che siano forse un pochino più affidabili. Benché io abbia avuto un Forerunner Prime, a me non ha dato alcun tipo di problema e lo ritengo un ottimo dispositivo. Bene, andando ancora più su, io metto Sony, voto poco più di 7, perché quest'anno per Sony, perlomeno per il suo smartphone top di gamma, l'Xperia Z, che è uscito all'inizio del 2013, diciamo che è stato un vero e proprio flop. L'Xperia Z non aveva uno schermo, secondo me, da smartphone di top di gamma, era un buon schermo, ma non a livello degli altri e costava come gli altri. Non ha avuto un grande impatto e per questo la casa era costretta praticamente a produrre subito dopo facendo uscire dallo stesso anno già il telefono successivo, lo Z1, che invece al contrario è un ottimo dispositivo. Peccato che Sony sia ancora un po' restio a mandarci i suoi prodotti. Spero che prima o poi mi consegnino lo Z1 per provarlo. Sarebbe piaciuto metterlo nel versus che ho fatto qualche giorno fa insieme ad altri 4 top di gamma Android che ho provato.
interessanti, gli altri Xperia di fascia medio-media, diciamo, forse solo un tantino su di prezzo, magari qualcosina in meno. Fantastico, secondo me, il tablet di Sony, che è uscito anche questo quest'anno. Belle linee, bellissimo anche dal punto di vista sia estetico che di display. Secondo me è un tablet veramente uno dei migliori dal punto di vista perlomeno di Android. Peccato che magari non ha avuto un grosso marketing dietro, ma secondo me uno dei migliori tablet usciti quest'anno proprio a livello qualitativo, sia estetico che di hardware. Infine l'Xperia Z Ultra, altro dispositivo interessante, va a mettersi, secondo me, quasi tra i phablet e i tablet, perché ha una dimensione ancora maggiore di quelli che dicevo prima. Anche però lo Z Ultra è un ottimo dispositivo. Poi ancora più su, secondo me, abbiamo Huawei. Huawei quest'anno darei un 7,5 tendente all'8, perché ha cacciato uno smartphone, il P6, secondo me di livello eccellente, eccesso, perché è un dispositivo che aveva una linea estetica davvero fantastica. L'ho provato, mi è piaciuto tantissimo, un touch and feel, una qualità eccezionale, e che mi ha permesso anche di riscoprire Huawei non solo con, diciamo, dal punto di vista di casa che magari produce moduli 3G o MTS oppure 4G, eccetera, ma anche proprio con, e magari telefoni un po' più, diciamo, low cost, ma anche come telefoni top di gamma, perché il P6 veramente è un ottimo dispositivo. Sicuramente ha avuto qualche difficoltà all'inizio dal punto di vista software, ma piano piano sono state un pochino risolte. La strada sicuramente è ancora da fare, ancora tanta a livello software, implementazione e tutto, visto che Huawei è un'azienda che dal punto di vista smartphone si è affacciata solo da qualche anno, non ha una grande esperienza da questo punto di vista, ma devo dire che il P6, tolto quei piccoli lag che c'era quando io ho provato il telefono, mi è piaciuto tantissimo, un ottimo dispositivo, molto molto bello. E per chi aveva apprezzato il P1, è sicuramente stata una buona scoperta. Peccato perché oltre al P6 attendevo anche il P2. Peccato che questo P2 sia stato un telefono praticamente, vuol dire, misterioso, non è fondamentalmente mai uscito, mai arrivato, se non in pochissimi esemplari. Storia davvero particolare, diciamo che voi appuntarono tutto sul P6. Altro telefono, diciamo, di nicchia per diciamo, in base di gamma, l'Y300, telefono fantastico sui 100 euro, ma davvero completo, che permette di fare qualsiasi tipo di operazione, naturalmente, che si può fare con una base di gamma al massimo della velocità e con ottime anche qualità hardware. Quindi buona quest'anno per Huawei, che sia però come dire, un inizio, un qualcosa per far arrivare quello del 2014-2015 a maturare ancora di più l'azienda per cacciare, tirare fuori, diciamo, un top di gamma ancora più performante rispetto al P6, magari facendo, dato che la Huawei fa processori in casa, magari proponendo un octa-core o qualcosa di particolare per stupire il pubblico. La butto lì. Beh, abbiamo parlato quindi anche di Sony, di Huawei, parliamo di Alcatel. Alcatel, secondo me, è ancora più su, 8,5, ha fatto davvero due serie di telefoni. La prima è uscita, diciamo, a cavallo tra il 2012 e il 2013, che rappresentato poi con la serie IDOL, fondamentalmente l'IDOL Ultra, e che sono usciti in precedenza, e con i vari dual SIM IDOL 6630D, 6633X, l'Ultra, quindi, come ho già detto, o anche il precedente. Telefoni che erano dual SIM, che funzionavano ottimamente,
erano fluidi, belli anche esteticamente e interessanti. Sono stati poi notevolmente migliorati questi dispositivi con la nuova serie Idol. Per ora è uscita in Italia l'Idol, l'Idol Mini e l'Idol X. Ci sarà anche l'Idol Alpha e altri dispositivi che ho visto a Berlino, davvero ottimi. Ma già l'Idol Mini e soprattutto l'Idol X sono dispositivi veramente fantastici. L'X bellissimo esteticamente, anche interessante. Alcune novità software inseriti, per esempio lo sblocco mi è piaciuto tantissimo, come il pannello sull'HD, come tante altre personalizzazioni di Alcatel. Davvero davvero un ottimo lavoro per una casa che era partita per fare in sostanza storicamente telefoni base di gamma essenziali, ma che piano piano sta alzando l'asticella e sta arrivando su ottimi risultati. Bene, siamo arrivati al podio. In terza posizione metto HTC. Metto HTC con un voto 9. Per me HTC quest'anno è stato l'anno del lancio. La metto terza per alcune cose che ora andremo a evidenziare. L'anno del lancio ha tirato fuori dei telefoni fantastici, il One bellissimo, splendido, il One Mini ancora di più, secondo me è geniale fare anche la versione mini, un ottimo telefono che già nella versione grande era fantastico, magari per le donne o per chi non usa telefoni molto grandi, perché non gli piace, perché dà fastidio, perché può essere difficile portarsi in giro, il Mini è il giusto compromesso. Però, se l'HTC ha fatto buoni passi avanti dal punto di vista estetico, pensiamo alle casse, pensiamo nel One, pensiamo, non so, alle stelle, come già detto, alla nuova Sense, HTC mi ha poco convinto in due o tre punti. Il primo, nella scelta della fotocamera ultra pixel. La scelta poteva anche essere giusta, ma avrei messo maggiore risoluzione a quei soli 4 megapixel. Sinceramente, nelle foto dove c'è scarsa luminosità, la differenza con il telefono magari si vede pure, ma è così netta quando si vanno a fare foto in piena luce o comunque in ambienti anche se interni illuminati, di qualità proprio tra un telefono che ha una fotocamera 13 megapixel e il One, che secondo me può essere un po' deficitaria. Inoltre, quindi mi aspetto da HTC dei miglioramenti sul nuovo One, praticamente dell'anno nuovo, sperando che risolvano questa secondo me pecca. Seconda cosa, il One è stato presentato, se non ricordo male, intorno a febbraio dell'anno scorso, tra gennaio e febbraio, dell'anno scorso, scusatemi, di quest'anno, visto che siamo ancora nel 2013, e è stato posto il lancio a metà marzo, fine marzo, aprile, fine aprile, inizio maggio, metà maggio, fine maggio, insomma non sappiamo quando arrivava questo telefono. Fondamentalmente il telefono è arrivato davvero seriamente nei negozi tra fine maggio e inizio giugno. Questo secondo me dal punto di vista del marketing, dell'approccio col cliente, non è una cosa possibile. Non puoi presentare un telefono a marzo e anzi presentarlo tra gennaio e febbraio, dicendo che lascia a marzo, massimo aprile, e poi lo fa uscire 2-3 mesi dopo. Questo per me è stata una grande pecca e ha fatto perdersi, per, a mio modesto parere, alcuni clienti ad HTC, che magari avranno scelto quei clienti altri smartphone. Quindi questo era il quadro per HTC. L'unico appunto, il One Max, non lo so, ma Io ho avuto modo di vederlo, di provarlo un pochino, non ho avuto modo di recensirlo ancora. Mi ha convinto, sì e no, è abbastanza grande come telefono, i sensori impronte dietro non mi sembra così funzionale, vabbè, però mi riservo di trattarlo meglio quando andrò a recensirlo. In seconda posizione, con voto poco maggiore di HTC, direi che siamo quasi a pari medio con HTC. Lo supera secondo me la Samsung solo per il Note 3. Secondo me il Note 3 è il miglior telefono phablet che sia stato, perlomeno dal punto di vista phablet, tirato fuori in questo 2013. Il Note 3, eccolo qui,
secondo me ha delle qualità che sono superiori rispetto a quasi tutta la concorrenza. Non ho messo al primo posto Samsung perché, se è vero che il Note 3 rappresenta davvero un'eccellenza perché ha delle dimensioni che sono grandi, ma alla fine non lo sono, perché riesce a contenere dimensioni rimanendo davvero davvero molto vicino a quelle del Samsung Galaxy S4. Sono davvero minime le differenze, non c'è una grandissima differenza tra questi due telefoni così abissale, come magari si può avere tra l'S4, non so, e posso pensare, non so, a qualche, mi viene da pensare al One Max che ho appena detto, oppure all'S1, dove c'è una differenza ancora più marcata. Il Note, anche con il fatto che sia così sottile e così alla fine leggero, solo 30 grammi in più, poco più 30 grammi, rispetto all'S4, ci permette anche di poter usare come vero e proprio telefono personale. Inoltre non metto al primo posto Samsung perché è vero che il Note è un gioiello, secondo me è uno dei telefoni migliori e più azzeccati di Samsung, ma l'S4 alla sua uscita aveva troppi problemi, aveva problemi di riscaldamento, aveva problemi di numerosi lag, sia a livello software in generale che a livello di browser e di navigazione internet, e secondo me non si può lanciare un telefono che costa 699 euro con quei gravi problemi. Sono stati risolti solo poco tempo fa, secondo me quasi definitivamente con l'aggiornamento ad Android 4.3. Solo lì ho visto notevoli miglioramenti rispetto a prima diciamo che potevano essere semplicemente dei palliativi, e perciò Samsung da questo punto di vista mi ha convinto poco, specie sull'S4. Poi per quanto riguarda il Gear, direi un dispositivo di nicchia per chi ha il piacere di portare un telefono e un orologio che sia fondamentalmente un telefono e che utilizzi Android. Quella è una scelta personale, sicuramente è molto bello anche l'integrazione con S4 e Note 3. Un altro applauso fatto a Samsung per questo dispositivo, che è l'S4 Mini, sia in versione LTE, LFCI e sia in versione Duos, perché questo dispositivo è davvero piccolo, versatile, si può tranquillamente mettere in tasca, pesa nulla, può essere usato da donne che magari non piacciono telefoni grandi, ma è un telefono invece che ha delle ottime funzionalità, va molto bene, ho fatto la recensione proprio in questi giorni, mi ha convinto, e specie soprattutto per le dimensioni e per le prestazioni, che non sono così deficitarie se paragonate a quelle dell'S4. Quindi davvero un ottimo dispositivo da parte di Samsung. Magari qualche cinquantina di euro, 100 euro in meno non sarebbero dispiaciuti per questo dispositivo. A primo posto, secondo me, metto LG e anche un pochino Google. Metto LG perché secondo me LG nell'ultima parte, diciamo, dalla fine estate in poi, ha tirato fuori dei dispositivi che sono davvero fantastici. Penso al Nexus, perciò ho detto Nexus 5, perciò ho detto in compagnia di Google, visto che è stato sviluppato per Google. Penso al G2 e penso al G-Pad. Il Nexus 5, un dispositivo davvero fluido, bello esteticamente, fantastico anche nelle prestazioni, un dispositivo che magari non avrà una fotocamera così spaventosa, ma fa delle buonissime foto, non avrà un audio così alto, la grande potenza musicale, ma ha un buon audio, e di certo non andiamo a mettere musica per una discoteca dalle casse di un Nexus, visto che sono questi i problemi principali che ho sentito sul Nexus. Anche se gli angoli di visione ho sentito qualcosa, ma sono secondo me più che soddisfacenti. Un ottimo dispositivo, dicevo, in collaborazione con Google, e soprattutto un dispositivo che ha un costo veramente accessibile a tutti. Il G2, altro fantastico dispositivo, schermo bellissimo, ci permette di guardare, di vedere sul display tutte le icone, tutto quanto in modo splendido, e soprattutto mi è piaciuto tanto il display, la funzione Tok Tok e tutte le altre funzioni che ho spiegato in inserzione in,
in recensione e che anche in articolo, che secondo me hanno un qualcosa di più. Basti pensare all'EcoSlide, a Quick Memo, al parcheggio delle applicazioni, alla fluidità del telefono su internet, alla funzione del Quick Remote, alla funzione del Tok Tok che mi è piaciuta tantissimo. Peccato forse solo per la versione da 32 GB che sta arrivando solo adesso in Italia e una mancanza dell'espansione tramite micro SD. Infine il G-Pad, che mi è piaciuto particolarmente sia per l'estetica che per il display. Ho potuto provare anche quello solo in preview, mi arriverà tra qualche settimana, quindi vi rimando a qualche delucidazione in più su quale dispositivo, quando andrò a provare, ma vi assicuro che è un ottimo prodotto. Quindi direi che siamo arrivati alla fine della nostra carrellata sulle varie case. Spero che siete d'accordo. Se non siete d'accordo, vi prego di farmi qualche critica nell'articolo, di dirmi come la pensate. Mi fa sempre piacere confrontarmi con voi. Quindi vi ricordo la chiusura, diciamo un po' la sostanza del nostro articolo. Secondo me le tre case sono contraddistinte di più in questo 2013 sono LG, Samsung e HTC. Il miglior prodotto per me in assoluto è il Note 3, il miglior smartphone è, anche dal punto di vista dei costi, l'LG Google, possiamo chiamare Nexus 5. Allora, in compagnia anche del mio albero di Natale, direi che ci possiamo salutare qui. Vi auguro buone feste, cari amici di Android Blog, anche un buon anno e ci rivediamo direttamente all'anno nuovo per partire con il nuovo tablet di LG più tanti altri link che sicuramente vi riserveremo. Allora, un augurio di buon anno e di felice Natale da Mauro degli Innocenti per Android Blog. Ciao a tutti!